Solo al terzo tentativo il pilota si sente sicuro e porta giù l'aereo. Mancano pochi minuti alle 8 e questo filmato esclusivo mostra l'atterraggio di emergenza sulla pista 3 di Fiumicino. Il carrello non si è aperto, l'aereo tocca terra piegato su uno dei due motori e sulla fusoliera. Vigili del fuoco, ambulanze e polizia sono già lì attorno alla pista. Il pilota del volo Wizz Air Bucarest Roma Ciampino aveva lanciato l'allarme pochi minuti prima. Carrello rotto, tentativo di atterraggio a Fiumicino, dove la pista è più lunga e i rischi per una manovra del genere minori. Fuggono i 165 passeggeri, scappano dagli scivoli srotolati lungo la fiancata sinistra del velivolo. Tre di loro si feriscono leggermente, alcuni sono scioccati, la paura è stata tanta. L'aereo immobile, piegato sul fianco sinistro, appoggiato all'ala, colpa di quel carrello che non si è aperto in porta.